TESS, acronimo di Transiting Exoplanet Satellite, partirà il 16 aprile da Cape Canaveral a bordo del Falcon 9 alla ricerca di pianeti extrasolari. Una missione che si svilupperà nell'arco di 2 anni e che cercherà di analizzare le stelle più luminose vicino alla Terra entro i 600 anni luce, grazie al metodo fotometrico del transito. Un metodo che consiste nella rilevazione della diminuzione di luminosità della curva di luce di una stella quando un pianeta transita di fronte alla stella madre. Una misurazione che ci permette di capire le dimensioni relative della stella madre, del pianeta e della sua orbita. Un lavoro che già stanno facendo sia il satellite francese Corot, lanciato in orbita il 26 dicembre del 2006, e sia Kepler della NASA, in orbita dal 7 marzo del 2009, posizionati al di fuori dell'atmosfera terrestre per ridurre al minimo il rumore fotonico indotto dall'atmosfera. La grande differenza con i suoi predecessori è nella quantità di volta celeste osservata, mentre Kepler infatti esaminava una piccola porzione, circa lo 0,28%, TESS la esaminerà tutta, osservando stelle dalle 30 alle 100 volte più luminose di quelle osservate fino ad oggi. Secondo gli esperti, il satellite potrà essere in grado di analizzare circa 200.000 stelle, tra cui 1.000 nane rosse con caratteristiche simili al Sole. Per avere il migliore campo visivo possibile degli emisferi celesti, TESS utilizzerà un'orbita altamente ellittica, mai usata prima, con il punto più alto fissato a quota 373.368 km, più di 20 volte la distanza fra Roma e Sydney, e con il punto più basso fissato a 107.826 km, 10 volte la distanza tra Washington e Pechino. L'apogeo è stato calcolato per tenersi distante dalla Luna, considerato come un agente destabilizzante, mentre il perigeo, che il satellite raggiungerà ogni 13 giorni, è funzionale alla trasmissione dei dati che verranno trasmessi in circa 3 ore. L'orbita è stata calcolata anche per evitare le fasce di Van Allen e i danni da radiazioni. Il satellite userà una piattaforma LeoStar 2 in grado di stabilizzarsi sui 3 assi con 4 propulsori a idrazina e 4 ruote di reazione, mentre l'alimentazione sarà fornita da 2 pannelli solari monoasse con una potenza di 400 watt. Sarà dotato di 4 telescopi con lenti grandangolari con 4 rilevatori ad accoppiamento di carica ciascuno. Ogni gruppo di lenti è dotato di 7 elementi ottici e ciascuno coprirà un campo visivo di 24x24 gradi. Le 4 telecamere insieme osserveranno così in totale 13 settori per ciascun emisfero, per un totale di 26 settori durante la missione. Nel primo anno verrà mappato l'emisfero sud, mentre nel secondo l'emisfero nord. TESS impiegherà una strategia di osservazione denominata fissa e avanza, stare and step. 2 modalità di raccolta dati: immagini francobollo, che catturano la luce da singole stelle, e immagini a formato pieno, che coprono l'intero campo visivo. Durante l'osservazione di un settore, ogni 2 minuti, il satellite registrerà la luminosità di circa 15.000 stelle selezionate da una lista di 200.000 astri. Le immagini saranno acquisite a intervalli di 30 minuti. I potenziali esopianeti verranno ricavati dalla sovrapposizione dei dati ottenuti dalle 2 modalità di osservazione. Tutte le informazioni verranno trasmesse grazie ad un'antenna parabolica a banda K. I dati acquisiti dalla missione saranno gestiti dall'archivio Mikulski per i telescopi spaziali dello Space Telescope Science Institute e resi successivamente disponibili al pubblico. Gli esopianeti individuati potranno poi essere ulteriormente esaminati dal telescopio terrestre Automated Planet Finder e dallo spettrografo HARPS, oltre che dallo spettrografo italiano Espresso installato presso il VLT e dal telescopio spaziale James Webb.